Ciao a tutti dal vostro caro Max Random! Ragazzi, oggi siamo qui su Fortnite! Perché ragazzi, oggi sono a tema! Visto che oggi è San Valentino e non voglio passare un altro San Valentino da single, non ce la faccio più! Quest'oggi andremo a cercare in due riempi su Fortnite qualche bella donzella da rimorchiare proprio per questa occasione speciale. Ma prima di iniziare mi raccomando, 10.000 like per questo video, spolgete tutti e iscrivetevi al canale, fatelo per me, iscrivetevi tutti, è gratis, a voi non costa niente e a me mi rendete felicissimo. E poi ovviamente supporto il creatore dello shop MR_MaxRandom. Qui adesso direi di andare in coppie e speriamo di trovare quello che cerchiamo. Hi, do you hear me? Ragazzi, vediamo se questa magari è una donna. Vediamo se è quello che stiamo cercando. Hi, speak please, speak. Non parla, non parla. Probabilmente è morto sul momento. Avrà sentito la mia voce e si è spaventato. Zio vuvu. Ah, non parla, non parla. If you do you hear me, ping Lazy Lake. Non pinga. Ma vattela a pigliander. E niente ragazzi, la prima è andata male. Vabbè, puntiamo la seconda. Speriamo di trovare qualcuno. Dai, San Valentino, non ci sono ragazze che cercano uomini belli come me. Ramu. Ma possibile che non ne trovo uno decente? Se non parli, sei scemo. Ah, scemo. Ah ragazzi, stiamo avendo troppa sfortuna. Non si riesce a trovare proprio nessuno. Di nuovo l'ultima volta. Se non basta, mi ritiro. Me la vado a cercare nella vita reale, che forse è meglio. Ragazzi, non ce la faccio più. Avete presente l'ultimo game che avevate visto? Che avevo detto che ne startava un'altra. Ne ho startate almeno altre 10. E non ci ho trovato mai nessuna. Non ce la faccio più. Questa è l'ultima. Se non parla neanche questo, allora io me ne vado. Ignato? Ehi. C'è qualcuno? Hai un microfono? Ecco! È italiana? E pure è femmina! Ce l'abbiamo fatta! Oh mamma mia, meno male, meno male, meno male. Tutto quanto sulla mia skill da rimorchiatore. Dobbiamo riuscirci. Innanzitutto direi di presentarci. Facciamo finta di essere in inglese e poi gli facciamo un prank. Hi. Ciao. I'm from England. I'm from Italia. Pizza, Napoli. Uomo muscoloso. Yes, yes. Where part of Italy? Sud, Napoli. Uè, why you? Uè. Oh, dai, stavo scherzando, anche sono italiano e sono pure di Napoli, ciao. Ciao. Mamma mia, non sai da quanto tempo stavo cercando una ragazza e finalmente ho trovato te, mamma mia, che fortuna. E allora, dimmi un po', sei atterrato, hai trovato qualche arma, qualcosa, come ti chiami? Sì, aiuto, 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 non ho un'arma, che palle. Oh, è qui sotto, stai attenta, stai attenta. Devo fare la mia parte, devo fare la mia parte. Ti proteggo io, sono il tuo cavaliere. Ui, aiuto, oddio, è qui, 35. Ah, l'ho killato solo per te. Oh, grazie, senza di te non potevo mai uscirne viva. Hai visto, sì, io sai, sono uno che con le ragazze sono sempre molto gentile. Poi guardami, cioè guardami in faccia, non ti sembro uno che tipo fa il supereroe, che bello. Sì, sì. Mi fai che non ho visto bene? Ma era per me? Sì. Ah, grazie, grazie. Ne ricevo da tutte le ragazze ogni giorno. Sì, non è vero questa cosa, ragazzi. Non è vero, mai nella vita. Però devo far finta di essere un grande rimorchiatore seriale. Magari, sai, faccio più colpo. E guarda caso, lei sarà la giusta. Vabbè, continuiamo. Poi non importa, come dice un vecchio proverbio, non importano i mezzi, ma importa la fine. Ecco, ormai che siamo in partita, direi di presentarci un pochino. Piacere, come ti chiami? Simona, tu come ti chiami? Alfredo, quanti anni hai? 14. Ma guarda un po' che casualità, io ne ho 16. Oddio, ma mi piacciono un sacco i ragazzi più grandi. Ragazzi, lo sapevo, imparate da me. Quando state con una ragazza dite sempre che avete qualche anno in più, perché funziona sempre. No, non è vero, però comunque avete visto che funziona sempre. Io anch'io, come sapete, ho 14 anni, però gli vado a dire ovviamente che ne ho 16. Ah, comunque ragazzi, non so per quale motivo, piccola roba prima che scrivete commenti strani, la chat vocale buggata non porta il simbolo di quando uno parla, non so per quale motivo, però io mi sto
mutando ogni volta che parlo con voi. Stiamo giocando da pochissimo tempo e già sappiamo un sacco di cose l'uno dell'altro. Cioè, allora adesso ti porto un po', dimmi un po', come stai messa a materiali? Potrei fare di meglio. Vabbè, ma penso che comunque tu stai messa meglio di me. E qui ovviamente andiamo alla parte bella, perché come ti ho già detto che io sono un lavoratore che ci mette, che si suda 7 camici al giorno, quello che faccio lo do alle belle ragazze. Prego, quanti materiali ti servono? Non troppi. Ma tieni, tieni tutto. No, dai, tranquillo, dai. Ti ho fatto il regalo, se lo tenga. Oddio, sono nella tempesta. Al soccorso, tieni, medikit. Mi sacrifico per te. Io sono soffrito, no, per colpa tua, ma fa niente, perché io faccio di tutto per le belle ragazze come te. Vabbè, comunque, continuiamo. Però, cioè, ti stai vantando un po' troppo, a me non piace. Io vantando, ma no. Oh, cavolo, ragazzi, cavolo, mi sa che non abbiamo peccato la ragazza che, diciamo, è più facile, che sta attenta più a... Va bene, allora, piano B. Simona! Oddio, che c'è? Non te l'ho detto, tu dici che mi vanto, ma quella non è la mia vera parte. Oh no, ho una vita molto triste. Io mi sacrifico ogni giorno per portare il pane a casa. Oddio, davvero? Ma ragazzi, come te, cioè, sarebbero proprio da sposare, da farci una statua. Ragazzi, datemi un premio Nobel, cioè, per carità, cioè. Però Nobel, nel senso, magari un premio Bell. Non faceva ridere. Ragazzi, sta funzionando. Quindi dobbiamo soltanto continuare. Stiamo andando per la strada giusta. Però cavolo, ho dato tutti i miei materiali. Potevo tenermene almeno un pochettino, cavolo. Anch'io che sto esagerando. Vabbè, comunque adesso continuiamo. Chiediamogli un pochino che parte di Napoli si trova. Simona, ho una domanda per te. Adesso diciamo che ho passato i momenti bui, ma perché ci sei tu, cioè io con te mi sento veramente felice. Ci conosciamo da davvero poco, ma è come se tu fossi già una parte di me. Anche tu. Cioè, tu ricambi? Sì. Mi fa piacere. Domandina che puoi anche non rispondere, se magari può darti fastidio. Per caso, cioè, sei di Napoli, provincia, zona? Vabbè, io sono di... Tu? Ragazzi, io abito lì vicino! Cioè, è un po' lontanuccio comunque, però siamo lì! Oh, mamma mia. Ragazzi, che culo, cioè, fammi vedere. Non dobbiamo perdere questa occasione. Intanto scrivetemi qui sotto nei commenti una cosa: voi come passerete questo San Valentino, oppure come l'avete già passato, essendo che probabilmente questo video lo starete vedendo o la sera del San Valentino oppure il giorno dopo. Fatemi sapere come l'avete passato. Allora, adesso devo proporle di andare a fare un viaggio romantico insieme. Simona. Sì? Allora, io ho da dirti una cosa. Visto che, non so se lo sai, ma le storie più romantiche nascono da persone che si conoscono su Fortnite. Non lo sapevi, vero? Ah, i bot non mi fanno assolutamente paura. Li sparo io. Ah, scarsi. Si vede che non siete al mio livello, Mamma mia, proprio io. Aia, non mi state facendo per niente male. Ok, perfetto. Tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo. Le migliori storie nascono da Fortnite. Magari questa è una di quelle. A me sembra di sì. Cioè, mi sta facendo un assist di quelli pazzeschi. Ditemi o non ditemi se non sono un rimorchiatore incredibile. No, però l'importante è che funzioni. Quindi, sì, potrebbe essere. Ma aspetta, diciamo che non sono uno che troppo in fretta, cioè con calma, capito? Però volevo proporti una cosa. Visto che mi sembri una ragazza da sani principi, simpatica, sicuramente bellissima, visto che abitiamo anche nei pressi dello stesso luogo, non è che potremmo andare a mangiare qualcosa insieme? Addio. Sì, quando? Ragazzi, ma non sapevo di essere così. Ma per caso sono Leonardo DiCaprio? No. Va bene, allora ci organizziamo il prima possibile e poi ti iscrivo su Instagram. Ci scambiamo anche il numeretto. Ah, a proposito, vabbè, ma perché dobbiamo aspettare? Cioè, posso darti anche adesso il numero? Anche adesso? Va bene, ma per me va benissimo, per carità. In crisi, ragazzi, sono in crisi, aiuto! Ragazzi, non sono abituato, capite? Sì, mi sto scrivendo il numero, prego. Ok. Tecnica stalker. Andiamo a vedere la sua immagine profilo di WhatsApp. Vediamo se è veramente bella oppure no. Mi sta sparando!
Mamma mia, ragazzi, mi stavo distraendo troppo. Simona, ci sei? Qua sono in un fight molto intenso. La situazione è molto grave, molto pericolosa. Ma per me, sai che non ci sono problemi, non ci sono pericoli. Ah! Ok, erca miseria. A terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra. Ti salverò io, ti salverò io. Ghigliati! Oddio, sei fortissimo. No, no, modestamente, modestamente c'è di meglio. Cioè, non sono forti, per carità, no. Devo fare bella figura, devo clacciarla, devo clacciarla. Vai! Ragazzi, è qui! Oh, a terra! Perfetto! Qui c'è pure l'amico che però mi pare... no, è un boss questo! Io non parlo perché sto vedendo quanto sei forte, che sono incantata, è uno spettacolo. Allora sai che ti dico? Vincerò per te, vincerò per te. Qui sotto? Ok, killato anche lui! Mancano quei due lì sopra! Mancano quei due lì sopra! Ok, hittato! Hittato, perfetto, 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 è il momento di pushare! Vai, cavolo, vai! Simona! Lo faccio per te! Aiuto! Ah! Orca miseria! Orca miseria! Questi mi stanno spammando come non mi hanno mai spammato prima! Ok, killato anche lui! 1v1! 1v1! Sì! Vittoria! Sì! Lo sapevo che avresti vinto per me! No, in queste situazioni come puoi non vincere? È tutto a pennello. Adesso però, scusate, ma vorrei vedere un attimino la sua foto proprio di WhatsApp. Ma, domanda. Sì, sì. Ti stavo per scrivere su WhatsApp, ma nella foto profilo sei tu. Sì. Mi muto un attimo che mi hanno chiamato. Mamma mia!